giornata di sciopero e presidio permanente anche in Abruzzo dei circa 60 lavoratori dei centri per l'impiego di ANPAL Servizi SPA che chiedono la stabilizzazione e il riconoscimento delle alte competenze acquisite in oltre 15 anni di esperienza. Fisac CGL, First CISL, Wilca Will e Nidil CGL hanno chiamato a raccolta a Pescara i collaboratori dell'Agenzia del Ministero del Lavoro che coordina le politiche attive dell'occupazione e nella quale alcuni dipendenti hanno i contratti in scadenza a fine del mese di maggio. Il segretario generale della Fisac CGL Abruzzo e Molise, Francesco Trivelli, ricorda che il 20 maggio i sindacati hanno scritto al ministro del lavoro Luigi Di Maio per chiedere l'apertura urgente di un tavolo per affrontare la crisi. Entrano circa 3.000 persone, giovani, con la possibilità che i 600-700 precari, che da anni sono precari nell'ANPAL, non avranno il posto di lavoro. In Abruzzo quanti lavoratori sono a rischio? Sono a rischio tra le 50 e le 60 unità e probabilmente, stranamente, il numero di navigator che saranno assegnati in questa regione saranno intorno alle 50-60 unità. Non c'è nessun automatismo e né non lo vogliamo, vogliamo parlare di ciò perché dobbiamo scongiurare una guerra tra poveri. Fabien e Davide, qual è la vostra situazione? La nostra è una situazione di precariato continuo oramai da tantissimi anni, situazione che si sta profilando a dell'assurdo perché il governo ci vuole rimpiazzare con dei nuovi che non hanno esperienza come la nostra. Da ricordare anche che un accordo in realtà c'è stato tra i sindacati e il Ministero e la nostra azienda a luglio del 2017. Vorremmo appunto questo accordo che prevedeva un piano di stabilizzazione graduale, periodico, ma che comunque si apriva una strada anche per i nuovi che arriveranno. Si parla dei navigator, nulla contro i navigator, noi sono colleghi, saranno colleghi come noi, però vorremmo evitare anche a loro di avere questa esperienza di questi 2 anni e poi trovarsi nuovamente qui a protestare per chiedere qualcosa. L'azienda deve dimostrare che si vuole strutturare sul territorio, perché se quello che facciamo è importante, come pensiamo che lo sia, è ora di mettere bene dei cardini su questa attività.